No, l'emozione non ha posto. Siamo tornati l'altro ieri da Colonia e siccome c'è lui a carico, facciamo assieme il solito video col ciarpane della roba riportata dalla fiera. E tra l'altro ci sono le gatte che potrebbero... L'ho riportata da Colonia! No, povera bestia. Cioè, sei timida, dai, sorridi alla telecamera. Ecco, adesso scendi. L'altra è lì. Allora, abbiamo un po' di roba, tra l'altro c'è anche il contributo da... In realtà la mia roba c'è la Simone. Eh sì, perché lui non è come me. Ma tra l'altro, cominciamo dalle stronzate, tipo... Ah, caspita, lo vado a prendere! Perché non possiamo non raccontare questa cosa. Intanto che va a prendere, io mostro, vediamo un po'. Da cosa si può partire? Come al solito, mi avvicino per farlo vedere bene. La guida della GDC Europe, che è interessante, perché si vede tutta la... Ci sono tutte le descrizioni, guardate qua che belli tutti gli uomini della Game Developers Conference. Ma si vede, ci dovrebbe essere, eccola qua, c'è la mappetta, che potete vedere è molto più sfigata rispetto alla GDC di San Francisco, c'è proprio un'area con qualche stand, poca roba, e sono più le conferenze che poi sono qua sopra. Però, per il resto, questo è quello che ti danno. Oh, guardate che bella, in DICE assumono per fare Mirror's Edge 2. E vabbè, gli avvisi sui cambiamenti dell'ultimo minuto, insomma. Tra l'altro GDC non è GDC Europe, ma è GDC EU con l'apostrofino, che EU in tedesco si legge OI, quindi è GDC OI. GDC OI! Allora, cosa abbiamo? Abbiamo, vabbè, il classico, il pass della GDC Europe, che è sempre molto più carino. Tra l'altro, non so se sapete, ma è usanza usare questi spazi per mettere i biglietti da visita, così ce li hai comodi da estrarre e mostrare a chi serve, via, lanciare sul pubblico. Gli ombrelli, allora, a Colonia piove, è proprio, cioè se vai su Wikipedia c'è scritto a Colonia piove. E la prima riga, sì, a Colonia piove. E un giorno, tornando dalla fiera... No, siamo tornati da prendere il pass. Ah, è vero, la domenica. Era domenica. Siamo andati a prendere il pass che ho appena mostrato. Stavamo tornando, arriviamo in stazione centrale a Colonia, lui disperato dice basta, ho bisogno di un ombrello, ed entra da Accessorize a comprare questo ombrello. Bello, è fatto bene, adesso non lo apro perché porta sfighe. No, però considerate che è l'ombrello più piccolo del mondo. Esatto, 15 euro. Al che su 20 secondi dopo siamo entrati al supermercato, perché doveva fare la spesa per casa. Perché lo stendino è fuori. Sì, e lo è subito fuori supermercato, lo stendino con gli ombrelli da 3€ uno, e proprio per prenderlo per il culo tutti, anche chi già ce l'aveva, abbiamo comprato l'ombrello, Fotone ne ha comprati due. Esatto. Questo è un ombrello da 3€, come potete vedere, guarda, si allunga bene, cioè bastava che guardasse a sinistra. Vabbè, ma è che pretende? Che comunque sarà un memento della mia stupidità in peritura. Ma indubbiamente. Non posso neanche lamentare. Poi vediamo, alla GDC c'era il loot degli accattoni, come al solito c'erano gli scaffali per le riviste gratis, qui abbiamo Develop, con la copertina firmata Creative Assembly, Control Magazine, con la copertina, chi è sta qua? La nascita di un nuovo genere, i giochi empatia. Ma secondo me è cosa? È Ellie di The Last of Us. Dici? Mi sembra di sì. Potrebbe essere. Poi abbiamo Edge con la copertina... Più bella del mondo. Una delle copertine più belle della storia di Edge, la avvicino, ed è quella di No Man's Sky. Forse l'ho messo un po' lontano la videocamera. Vabbè, poi mi sono comprato Empire e la rivista francese dei nerd, perché così. Cosa abbiamo qua? Allora, abbiamo già finito con la GDC o c'è qualcosa della GDC? Ah beh no, ovviamente dopo 5 minuti dalla rivista della GDC io già ero al negozio dei libri a comprare. Cosa ho comprato? Ho comprato questo vintage game console della gente che aveva fatto vintage video games. Quindi giustamente Billo Guidice e Matt Barton. Tanto di Matt Barton c'era quell'altro libro con l'intervista degli sviluppatori di cui ho scritto una volta il libro, e di Matt Barton c'è questo Dungeons and Desktops, che sembra sfizioso. Vedremo, via il sacchetto, ottimo per fare la spesa. Poi mi sa che no, attenzione, c'è il sacchetto del ciarpane ufficiale della GDC, ottimo per fare la spesa tra l'altro anche lui. Vediamo se c'è qualcosa tipo codici. Abbiamo questo Game Duel o Duel. Dietro ci sono 5 ragioni per lavorare a Game Duel. Se volete leggervele, ve le metto qua, mettete il fermo immagine. No. Cosa abbiamo? Vabbè, le regole su come fare i filmati alla GDC, solita roba. Qui cosa c'è?
Un volantino di Giant Software fanno i giochi in Svizzera, soprattutto fanno i giochi col trattore. Due cose strettamente correlate, tra l'altro. Poi vi segnalo che Nordeus assume, fra l'altro... Ah, vedi, potevo grattare qua e scoprire se avevo vinto un premio. Vediamo se avevo vinto un premio. Ma sì, sono quelli che regalavano la maglietta... ma intanto non te la danno la roba, se non glielo porti. No, cioè, no, voglio vedere se l'avevo vinto. No. Non l'avevo vinto perché, come potete vedere, c'è un mouse, un pad e... un simbolo della pallina. Compagnia. Ah, il simbolo della... ok. No, comunque erano quelli che l'ultimo giorno avevano tutti questi avanzi di gratta e vinci, però avevano anche un sacco di avanzi di loot. Quindi tu andavi lì, grattavi, perdevi e loro comunque ti davano una maglietta. E il bello è che gli erano avanzate solo magliette XL. Sono arrivato a casa, mi sono messo questa maglietta XL, era più stretta di una maglietta M. Va bene. Infatti ero più... Adesso compio un gesto di grande regia, avvicino la videocamera. Perché così mi devo sforzare meno. Tra l'altro assumono e qua potete, se volete, redimere un qualche regalo. Vediamo se riesco a metterla a fuoco. No. Forse così. Vabbè, forse potrete redimerlo, forse no. Se no, su Facebook. Cazzo, redimere il regalo su Facebook. Qua cosa abbiamo? I consigli su cosa vedere alla GDC. Poi, attenzione. Ah, questo è fantastico, per avere un Currywurst gratuito c'è lo stecchino per mangiarselo, andate allo stand. Qui ha il virtualizer, il coso che ti ci metti dentro e con le pattine cammini come un cretino. Il pedalò per Oculus. Esatto, ed è su Kickstarter tra l'altro, come vedete qua. Poi, una scatoletta, attenzione. Questo è stato il grande regalo. La scatoletta magica. Il ricarica cose USB. Con cavetto. Oh, può sempre sentire. C'è anche il manuale di istruzione. E abbiamo finito con... Però non è che sia tutta questa difficoltà. Ma... Vabbè, oh mamma mia. Allora, mi sa che con la GDC Europe abbiamo finito, però vi faccio vedere lo scontrino della spesa che abbiamo fatto. Beh. Comunque, come potete vedere, se riuscite a leggere, è una spesa abbastanza salutista, dai. Ma sì. C'erano anche le gallette di Pocotto. Si passa alla Gamescom. Alla Gamescom, dove io ho preso il porta badge degli exhibitor perché è il primo che mi sono trovato davanti. Mentre il badge vero e proprio, come vedete, è stampato su un foglio a caso, strappato, bagnato, distrutto, rovinato. Comunque si va in giro con questa roba qua. Fra l'altro, una cosa che non ho fatto notare, bizzarramente, cioè in solito il porta badge hanno sempre queste fasce. Tipo la GDC Europe quest'anno aveva il cordino, forse perché non c'era uno sponsor. Vediamo un po', Gamescom, cosa abbiamo? Questo. Il secondo giorno di MC Vola Gamescom, perché nell'area business ci sono queste tizie che quando passi ti guardano proprio con degli occhi così, ti prego prendi, non ne posso più di tenerli in mano, con pacchi di riviste della Gamescom, dove si vede... Ah beh, questo magari è carino. Qua c'è la mappina, a parte che potete vederla sul sito ufficiale. Comunque, qui abbiamo... Ah, però... Beh no, sì, si vede, penso, sul sito ufficiale. Così. C'è la guida all'area 4.1, che è una delle due aree business. Come vedete, ci sono... Solo di questo? 4.1, che è il piano di sotto della 4. Sì. No, ci sono anche le altre. Vabbè, comunque, insomma, sul sito ufficiale trovate tutto. È enorme, mio Dio, è enorme. Questo era aggrappato al badge, si è staccato perché l'ho trattato molto male. Sì. Qui cosa abbiamo? La guida di tutti gli espositori della Gamescom. Ah vabbè, sì, è semplice un pacco allucinante che di Nintendo dovrebbe portarsi dietro. E vedete, c'è mio amicino, c'è l'elencone, c'è la mappa e tutto l'elencone degli espositori. Vabbè. Poi, cosa abbiamo? Abbiamo questo Back to Bed, gioco indie che è stato affibbiato a Pocotto. A vederlo qua sembra un po' una specie di Monument Valley. Eh sì, guarda, vedi che c'ha le rotazioni. Andate a curiosare se... Cosa abbiamo? Il mio blocco appunti. Il catalogo di 2K alla Gamescom 2014. Come potete vedere c'è Evolve. Poi cos'è che abbiamo? Allora, indovina cos'è il secondo? L'ho visto. Vabbè. Borderlands. The Pre... Mucca spremuta. Civilization Beyond Earth. Gente che salta verso un canestro. 2K15, gente che fa finta di tirarsi le mazzate in mutande.
Poi 2K15. Alla conferenza Sony, sì, 2K15 giusto, davano questo Media Fast Lane Pass, che è per fare le merde e saltare la coda al stand Sony. E sotto c'è scritto Bloodborne di Order Until Dawn. Di Order alla demo degli E3, quindi se frega. Until Dawn è carino, io lo vedo eccessivamente criticato. Allora abbiamo questo poster che mi ha dato Pocotto, che non ho la minima idea di che cosa sia. Vediamo se riesco a... Ma tra l'altro c'è del nastro adesivo da... Cos'è il nastro isolante? Da pacchi. Ma è quello tipo di tela. Farai un... No, si troppo bene. Intanto vediamo che è Digital Paper Professional. Attenzione, è un poster di spessore. Adesso la fase finale del distacco sarà quella in cui lo distruggo. Un buco in mezzo alla faccia del protagonista. E qui abbiamo il nastro adesivo. Vediamo un po'. Ma che è? Dragon Fin Soup, un gioco indie, vedete, di cui Pocotto mi parlava bene, e c'è. Che è strano, perché voglio dire, sì. Pocotto ne parla bene di qualcosa. La zuppa della pinna di drago. Qui abbiamo la maglietta di Elite Dangerous, che mi è stata elargita da David Braben. In persona. Elite Dangerous. No, ma era la sua. Cioè, sì, proprio se l'è tolta, era un po' strizzata dal sudore. Mostra le due magliette. A me hanno dato la maglietta che Zampini mi invidierà a vita, ossia quella di Wild, che è molto carina e anche piuttosto sobria. Ma magari non potete metterla al matrimonio, però insomma. E invece, a proposito di sobrietà completamente assente, Assassin's Creed Unity con la sua bella ghigliottina e il reminder Mind Your Head. Giustamente. Che tra l'altro a Parigi è pure la morte sua. Altrettanto interessante la pubblicità di tale Cizeus per Ups. E poi vabbè, l'avete già vista, ma siamo andati a vedere The Witcher e ci hanno dato la maglietta. Tra l'altro, a proposito di andare a vedere, questo era una roba per andarla a provare The Sims 4. Già. Quest'anno erano un po' spaccamaroni quei controlli. In Activision ti dovevi mettere il braccialettino, quello giallo era del primo giorno, quello blu era dell'ultimo. Non ce l'ho io. Quello di mezzo me lo sono perso. Era rosa. Poi, allora, un cumulo di bigliettini di Defense Grid 2 con codici per la beta. Adesso ve ne faccio vedere 4. Vediamo se riesco a tenerli tutti in mano. Se a qualcuno interessa... No, facciamo 2. e adesso ne aggiungo altri 2. Se qualcuno interessa e se riesce a leggerli, sì, dai, sono a fuoco. Ci sono dei codici per accedere alla beta di Defense Grid 2. È il momento di mettere in pausa. Avete messo in pausa. State copiando. Bravi. Su Steam. Quindi questi facciamo li metto qua, che così... Ne ho altri, poi magari li do su Twitter o roba del genere. Cosa abbiamo qua? Sembra, a proposito di andare a vedere la roba, c'era il pass per entrare negli appuntamenti a porte chiuse di Electronic Arts con dietro la mappetta dei giochi che erano presenti e che non si metterà mai a fuoco. Pazienza. Comunque, cosa c'era? NBA Live, FIFA, FIFA World, Battlefield, The Sims 4, FIFA Mobile, c'era Dragon Age, Shadowrealm e Dawngate. Poi... Cosa abbiamo? Ah, il ciclo delle chiavette. Questa molto tamarra di Wargaming.net, una Fury da 16 GB. Poi abbiamo quella di Elite... No, di Frontier Development, quindi di Elite Dangerous. E poi questa qua bellissima, del team Swing Submarine, Seasons After Fall, gioco promettente, è fatta di legno ed è intrisa. E fra l'altro magnetica. È anche magnetica, come vedete, dall'attaccamento di questa spilla, che è la spilla di... destra, visto come passo da una cosa all'altra, dovrò tirarla su tutta la terra sta roba. Qui abbiamo un porta badge PlayStation 4. Ma dov'è che lo davano questo? Perché non sono riuscito a robarlo quando entravi in Sony per provare i giochi. Non sono mai entrato in Sony, purtroppo. Qui abbiamo i press kit di Nordic Games, delle chiavette USB. Sono di un brutto le chiavette USB fatte così, ma... Però, insomma, l'importante è sono anche precedente. Scomode, perché voglio dire, questo passaggio. Usciamo dalla fiera. Qua c'è il sacchetto di Domino Pizza, che abbiamo ordinato alle 11:30 di sera, solo è arrivato con la pizza di Domino. Metà di noi avevamo cenato e comunque hanno mangiato. Comunque sì, siamo riusciti a mangiare 7 pizze di Domino. L'eroina di Domino. Qui abbiamo l'adesivo di Quantum Break, che attaccherò prontamente da qualche parte.
le cartoline di Swing Swing Submarine con i loro primi due giochi, Blocks, Death Matter e Tetrobot, ma soprattutto con Seasons After Fall, con la volpina cartone animati che c'ha un po' dell'Okami in 2D e che secondo me è molto promettente. Gli adesivi di The Master Plan. Tra l'altro ce n'è uno con un gabinetto che è molto... fantastico, questi li uso per chiudere le buste d'auguri di compleanno, il gabinetto soprattutto. Il terzo giorno della rivista Gamescom dedicato a Evolve e Assassin's Creed Unity. Cosa cacchio c'è dentro la rivista Gamescom? Foto di gente della Gamescom? Sì. Tu ci sei nella rivista Gamescom? No, però siamo finiti nelle foto della GDC. Vai, ma quello come al solito. Vabbè. Restando fuori dalla fiera, qua c'è lo spec che mi ha portato a Futone, guardate l'etichetta di Tito dall'Alto Adige, ve lo mostro anche, ho appena aperto il sacchetto è uscito un odore, un profumo, adesso ci fermiamo e ce lo mangiamo, guardate che meraviglia. E questo è il momento ludofilia. Madonna, è la mia PS4 questo. Poi abbiamo, vabbè, l'ottimo Nescafè. Questi sono i rimasugli della spesa dello scorpione, esatto, di prima. Queste me le sono portate perché a De Cecco a Parigi costa un sacco di soldi. Abbiamo i fantastici biscotti americani che non possono mai mancare. Ma torniamo... No, aspetta, prima di tornare alle cose da fiera... Che comunque sono tre. No, ci sono i due sacchetti là sotto. Attenzione! Allora, abbiamo nel cazzeggio per Colonia, mi sono preso un classico poster, che come potete vedere avrete intuito di cosa si tratta, che insomma mancava qua nel repertorio, adesso dovrò capire dove attaccarlo, magari sopra gli alieni. Sopra? Sul tetto. Cos'altro abbiamo qua? Allora, passiamo a il loot di Wargaming, dentro questo sacchetto da marinai. Arr. Il borsone da marinaio, giustamente World of Warships. Cosa abbiamo? Questa cosa non l'ho ancora aperta, non ho mica capito cosa potesse essere. Stampini per il ghiaccio. Ah, fantastico. Mi sa di sì, gli stampini per il ghiaccio con gli stemmi di... Tra l'altro io già ho quelli di Space Invaders, quelli dell'Urlo di Moon, adesso c'ho anche quelli. Ti mancano quelli di Lego, però, che sono fantastici. Poi cosa abbiamo? Questa roba distrutta, vabbè, la pubblicità della tastiera Logitech G710 Gaming meccanica. Figa però, ci faccio un pensierino. Poi cosa abbiamo? Dei grattabili per avere dell'oro con World of Tanks e World of Warplanes. Per avere dell'alloro. Dell'alloro. Non li sgratto, ma se qualcuno li vuole scrivetemelo nei commenti, che io tanto non li uso. I commenti non li uso. C'è anche per World of Tanks Xbox 360 Edition, quindi di nuovo chiedete se volete. Qua il pacco di Babbo Natale Wargaming, vediamo un po' com'è la maglietta di... Ah, di Wargaming in generale, della Gamescom, ma neanche orrenda. Forse è piccola, più che tutto. Vabbè, la darò alla signora per dormirci. Cos'è? Una L, no, in realtà... Vabbè, intanto abbiamo capito che le misure... E poi abbiamo il felpone. Attenzione. Attenzione al felpone. Vediamo un po', minchia, tutto bello sintetico. Abbiamo il felpone, ma è la T di World of Tanks, credo. C'è scritto World of Tanks sulla manica, è la T di World of Tanks, e anche questa è una L, e anche questa è una L, ma non è mica finita, abbiamo il bottonozzo, chissà se si vede, sì, guarda come cambia, pseudo 3D olografico di World of Warplanes, Get Airborne, e non è mica finita, abbiamo le spille, i pin, sempre con i simboli dei vari World of questo e World of quello. Sembrano i Power Rangers. Adesso ci trasformiamo in delle navi da crociera. Abbiamo quasi finito. C'è addirittura il sacchetto di The Witcher 3. Il bellissimo sacchetto di The Witcher 3. Anche questo è ottimo per fare la spesa. Assolutamente. In cui abbiamo il fact sheet di The Witcher 3. Oltre 140 award, vediamo se c'è la schermata con tutti i premi. Mi sa di no, perché la fatta durante la presentazione c'era anche quello di IGN in mezzo. Con la pubblicità
del fumetto, di cui ho scritto l'altro giorno, e di questo libro qua che è The World of the Witcher. È essenziale, è fondamentale. Poi c'è il board game, insomma, tutta la roba che vogliono cercare di venderci in qualche modo. Tanto finché c'è Strigo c'è speranza. Esatto. Cos'è? Questo è quel tizio indipendente che ti ha fermato quando siamo usciti da Daistini. Daistini. Con le carte. Questi qua sono due coreani che eravamo usciti dalla presentazione di The Witcher, avevamo fatto il video fuori, questo qua ci ha guardati, si chiama Fake Dice il team di sviluppo, un dado finto, questa qua è la loro chiavetta USB, carina, molto micro. La metto davanti a te così si vede. Ed è un gioco di gente coreana, fantasy based table board game on PC, vabbè, vedremo com'è. Poi The Witcher c'è anche l'adesivo di Battle Arena, che è il gioco un po' MOBA. Un po' MOBA e soprattutto un po' tanto mobile. C'è anche la matita con cui ti chiedono di compilare il ma quanto ti è piaciuta questa presentazione. E io gli ho scritto che le animazioni delle cazzine non mi convincevano, ma il resto era una figata. Vabbè, la maglietta è quella che ha addosso lui, comunque ve la rimostro. Qui abbiamo il modello, qui abbiamo la maglietta. Tra l'altro un raro caso di bella maglietta. Sì. Pretta pork. Ok. Sì, sì, sì. C'è anche il login sulla manica, di CD Projekt, insomma è tutto molto bello. E poi il posterone. Il cartonone col posterone. Che però c'è anche senza aprirlo. Vabbè, ma è più bello se lo trovo, lo fa più. Fa più scena. Che è molto bello, tra l'altro, c'è uno sulla porta davanti alla dimostrazione. Bello davvero. Infatti non vedo l'ora di arrivare a casa e bruciare. Capire dove mettono. Ok, direi che è tutto. Sì, è più o meno tutto quello che avevamo da mostrare, credo, spero, chi lo sa. Io continuo a uscire dall'inquadratura. Direi che sì, è tutto, abbiamo concluso. E basta, non c'è altro da dire. Se restate, aspettate che arrivino i podcast su Colonia, non so se come l'anno scorso ne faremo due, uno per la GDC Europe e uno per la Gamescom, perché siccome quella della GDC Europe stava venendo lunghissima, ho detto vabbè, quella della Gamescom lo facciamo un altro giorno, lo vedremo, anche se ho una mezza idea di fare prima quella della Gamescom stavolta. Beh sì, ma perché alla fine poi la GDC dura sempre meno e più o meno abbiamo visto tutto. In realtà ci sono un po' di cose che vabbè, comunque il discorso è che ha più senso fare con urgenza quella della Gamescom, che ci sono le cose. E comunque arriveranno, presumo già la prossima settimana registriamo quella della Gamescom. Quando mi cavo dal cazzo, magari. Sì, tu prima. siamo andati fin troppo lunghi. Dai, saluta. Ciao, ciao mamma, ciao.